dal cuore. Cioè è impossibile, perché sono stati fatti tutti i commenti possibili e immaginabili, positivi, negativi, di mezzo, ho letto di tutto. Un dubbio che ti è venuto? Un dubbio? No, il dubbio che ho io è che è quello che se io un domani dovessi condurre Sanremo lo metterei proprio come regola principale. E la durata, per me, che sono abituato a fare adesso con Rai Play, dove il mio varietà durava 50 minuti, quindi è per me impensabile solo pensarlo uno show da quasi 4 ore, proprio impensabile, perché nessuno può guardarlo dall'inizio alla fine. Secondo me lo show, uno show, cioè come a teatro, tu vai a teatro o in un palazzetto, vedi un artista, te lo vedi dall'inizio alla fine, no? Mica te esci e dici non ce la faccio più. Con Sanremo può capitare che non ce la fai più, perché dalle 8:30 all'1:30 veramente svieni. No, ho detto se dovessi qualche volta condurre, secondo me il mio festival durerebbe, allora, dalle 8:30/12:15, proprio toh, ma stiracchiandolo. E poi accorciere, quanto durano le canzoni? Domanda che vi faccio io a voi. Le canzoni? 3 minuti e 40. Io porterei a 2 minuti e mezzo, ad esempio, perché una volta che hai sentito una strofa, un ponte, un ritornello, una strofa e un ritornello, con 2 minuti e mezzo. Come luglio, il bene che ti voglio. Come luglio, il bene che ti voglio. Si potrebbe, ma queste sono tutte. Sto parlando veramente, ripeto, a titolo personale, che qui bisogna cominciare a prendere sto vizio di dire, anche nelle critiche, nelle cose, di dire per quanto mi riguarda, no? Perché tu leggi cose con giudizi assoluti, no? Anche voi giornalisti, uno deve dire. Allora, secondo noi, secondo me, a mio parere, ma lo usano poche persone. Sei comunque